Trottola. L'oggetto, quasi stordito, continuava nel suo circolar piroettante tragitto. Di seguito e ancora di seguito, con il vorticante incedere della sua opera, nonostante la velocità andasse via via aumentando. Paradossalmente, si rendea capabilmente conscio di qual sequestrante e amorevole forza divenisse sempre più oggetto e ragione. Attimi da interminabili capogiri e capogiri da interminabili attimi. Cosicché, le di prima vista inanimate componenti furono delle sue sommità ben presto ricolme. E mentre il mondo insensatamente attorno roteava, lui, fermo il suo petto, si sentia, immobile e tramortito, occupato com'era della sua tempra a sfamar, la grondante di lei femminea figura. Avvizziva quando veniva lasciato a riposo, trasaliva quando quei contatti di dita al suo capo si dava in sposo. Quando dall'alto la sua carezzevole mano lei lo brandiva, circondato da fumeggianti anelli di propri caldi respiri, di suoi attorniati occhi assalito veniva, placidamente per lei girava, girava, girava e indomabilmente gioiva.